Prego, Tiziano. Oh, buonasera Tiziano. Buonasera, Buonasera Tiziano. buonasera. Allora, come vi avevo annunciato prima, questa sera abbiamo con noi Tiziano Pieri, che è un ex arbitro. Noi, se ci permetti, per presentarti, vorremmo fare una piccola sintesi di cosa è successo a partire dal 2006. Ovviamente, intervieni, dici, aggiungi quello che preferisci. Va Cominciamo bene, bene in sostanza. esatto. No, è semplicemente perché magari qualcuno a qualcuno non si ricorda il nome, non si ricorda cosa è successo. Siccome ci sono in giro vari personaggi che stanno celebrando un decennale, allora forse è bene andare a fissare alcune cose che sono successe. Certo, Tiziano, mi permetto di iniziare io, che sono Nino Ori di Juventino Ciao Nino. Vero a suo tempo, ci siamo forse anche conosciuti già qualche anno fa. Sì. Torniamo veramente proprio solo un attimo al 2006. Allora, il 2006 inizia con Tiziano Pieri che sta facendo carriera, perché, fra parentesi, è anche figlio d'arte, fra l'altro, nel senso che potrebbe persino sembrare un predestinato, ma poi i successi vanno conquistati sul campo e tu lo fai, effettivamente, diventi internazionale all'inizio del 2006. Poi purtroppo arriva Calciopoli, finisci dentro quella specie di tritacarne che ha stravolto tante vite, ahimè, compresa la tua, immagino, no? Certo. Sospeso dall'AIA, poi assolto nel processo sportivo, ma poi inizia il processo penale. Tu scegli il rito abbreviato, che poi alla fine passerà in giudicato lo stesso giorno del rito ordinario, e queste sono Questa bizzarrie e è misteri. un'assurdità, Sì, esatto. inaccettabile. Sì, infatti non ha nessunissimo senso, ma sono i misteri della giustizia italiana in qualche modo, no? Così come peraltro il contenuto di larga parte della stessa sentenza di Cassazione, intendiamoci. C'erano dei capi di imputazione che erano l'associazione, che erano tre partite, fondamentalmente due alla fine poco importanti, cioè Juve-Chievo 3-0, Palermo-Regina 1-1, ma soprattutto quel Bologna-Juve 0-1 che era la partita della famosa punizione di Nedved, no? In primo grado succede che c'è questa condanna per 2 anni e 4 mesi, cioè una roba senza senso, una roba folle. Noi ricordo che in Juventino Vero in molti articoli abbiamo commentato proprio le accuse verso di te, ma anche verso Dondarini, verso lo stesso Rocchi e per quello che riguarda l'ordinario verso Dattilo e verso Bertini, sembrano delle accuse fin da subito completamente insensate, insomma. Arrivano poi le telefonate, quelle che erano state dimenticate, occultate, non lo so, grazie all'intervento della difesa di Moggi arrivano queste telefonate, grazie un po' anche a noi di Juventino Vero, per carità, perché un po' di mano l'abbiamo data anche noi da questo punto di vista. Il quadro è cambiato radicalmente, la tua telefonata con Pairetto ha certificato in maniera totale, credo, la tua buona fede, insomma, per cui arriva giustamente la soluzione in appello che viene poi confermata dalla Cassazione. Confermata fra l'altro quella soluzione anche per tutti gli altri arbitri, eccezion fatta per De Santis e per la prescrizione di Racalbuto. E per quello che doveva essere uno scandalo dell'AIA, mi sembra che, boh, vabbè. Comunque niente, Tiziano, non ci interessa qui adesso andare a sviscerare tutta questa vicenda, compresa quella delle SIM svizzere che peraltro tu non hai mai avuto nella sostanza. Ci penserà la giustizia a occuparsi di De Cillis, cioè del rivenditore di Chiasso, quello che deve rispondere appunto in aula di falsa testimonianza a proposito delle schede svizzere. Ma non ti chiedo neanche che cosa hai provato all'epoca, perché purtroppo credo di poterlo immaginare. Ti chiedo invece, alla luce di tutto quello che è accaduto e che ho provato a riassumere in un minuto, quanto sei incazzato e soprattutto contro chi? Ma allora, gli anni passano, è normale che i ricordi si sbiadiscono nel tempo, un po' tutti. Questa rimane però una ferita, come ho sempre detto, che non potrà mai rimarginarsi perché è andata a spezzare un sogno, una carriera che se basti pensare che io ho iniziato a 15 anni, ma come hai Certo. detto tu, Nino. Io sono cresciuto nella sezione di Genova, io dormivo nei divani quando mio padre faceva le riunioni, quindi io sono nato dentro una sezione arbitrale e oggi non essere dentro mi sembra contro natura per quanto mi riguarda. Poi Chiaro. se mi guardo indietro e vedo
come è stata gestita tutta questa massa di fango, possiamo definirlo per non usare un'altra parola, hanno gestito alla bene meglio, così, alla si salvi chi può, e hanno trovato qualcuno da etichettare come pecora nera, no? Come persona da dare in pasto al popolino che voleva il sangue del sentito dire, insomma, che la Juventus era avvantaggiata, quindi quale momento migliore quello per dire bene, c'erano gli arbitri schierati, poi quando poi sono andati a vedere un po' la media punti, tutta una serie di situazioni, non tornava nulla, non tornava né ai magistrati che hanno occultato telefonate, che sono una cosa grave. Com'è possibile che tu, allora, innanzitutto io non faccio parte dell'indagine all'inizio, perché sono uno dei pochi che continua ad arbitrare appena scoppia calcio, vero? Tant'è vero che la consegna degli avvisi di garanzia io non presi assolutamente nessun rinvio, nessun avviso di garanzia mi venne consegnato, quindi continuai ad arbitrare. Però c'era quella maledetta partita che era Bologna-Juventus, che era perfetta, cioè c'era un episodio, una squadra aveva fatto polemica, che non riesco ancora a capire perché una squadra che retroceda poi debba necessariamente fallire. Forse ci sono degli errori di base che nessuno vuole andare, no, ma per l'amor di Dio, io in quella telefonata famosa con Pairetto ho sempre avuto molto rispetto quando arbitravo delle squadre che poi purtroppo perdevano per episodi giusti o sbagliati, prendevo decisioni in un secondo, sembra che in Italia certo. Solo gli arbitri non possano sbagliare, mentre tutti i magistrati possono sbagliare, i medici possono sbagliare, fanno lavori molto più pesanti di un arbitro di calcio, che alla fine è un gioco. Capisco che è un gioco importante, c'è business, ci sono grandi interessi, però è un gioco e l'arbitro decide in una frazione di secondo. Non si può pretendere che sia l'unico che non possa sbagliare. Non sbagliare mai. Il diritto di sbagliare credo che sia dovuto all'arbitro, perché è un gioco e perché decide in brevissimo tempo. Quindi io, per venire alla risposta, per tutti questi fattori, io vorrei sapere con chi mi devo incazzare, sinceramente, perché vorrei avere una faccia, avere un punchball e colpire forte. Ecco, quello sì, però onestamente non lo so, ci sono un po' di responsabili, non ultima, quella credo che abbia contribuito ad aggravare una posizione, ma la stessa Juventus, che forse ha cavalcato l'onda, ha patteggiato in alcuni momenti del processo sportivo, di fatto anche quello in minima parte, aggravando una posizione che di per sé non era colpevole. Infatti. Però se tu patteggi, mi metti in cattiva luce a me, cioè se te sei l'assassino e io sono il braccio armato, sono colpevole anch'io se tu patteggi. Quindi anche la dirigenza di quella Juventus ha fatto forse una strategia sbagliata. Quindi su quello ci sono più responsabili, il presidente Gussoni, che ha gestito di allora, ha gestito malissimo questa situazione, non ha rispettato i regolamenti, ha sospeso oltre ogni termine in via cautelare, quando non erano ancora stati fatti processi sportivi, per allontanare, chiedendo con un dispositivo di non utilizzare l'allora designatore Collina, gli arbitri coinvolti in calciopoli, che poi fossero colpevoli o meno, poco importava in quel momento. Quindi i responsabili sono tanti, c'è chi si è lavato le mani. Quindi l'associazione che vi avrebbe dovuto in qualche modo, non dico tutelare, ma quantomeno essere dalla parte di coloro che di quell'associazione erano parte fondante, quell'associazione di fatto non solo vi ha abbandonati a voi stessi, ma vi ha proprio scaricati. Ma questo è chiaro, ha scaricato quelle che dovevano essere in quel momento, in un momento drammatico dove dovevano gestire il salvabile, hanno trovato delle persone che ai loro, ma non volevano forse neanche, però si sono visti costretti, secondo me, dalla stampa, dal momento drammatico, perché dobbiamo calarci a 10 anni fa, sì, quando su tutti i giornali tutti, ma gli stessi tifosi, forse juventini, erano rimasti anche delusi da queste accuse che poi si sono rivelate, dico, diverse sicuramente. E questo, poi credo che un magistrato debba avere un'onestà intellettuale, quando si accorge che una persona
poco c'entra o non c'entra affatto, è giusto anche come hanno fatto. Porto un esempio, un mio ex collega, Marcello Ambrosino, un assistente di un guardaline, detto volgarmente, ha fatto tutto il processo ordinario fino a quando all'ultima udienza hanno chiesto il proscioglimento gli stessi magistrati. Ora mi dico, ma perché l'hai tenuto in tutto il processo? Infatti, lui si è dovuto fare, siccome iniziando il suo cognome con la A, ha dovuto iniziare tutti i processi di Ambrosino più altri, esatto. Quindi era il primo ad essere nominato in tutte le udienze. Quindi questa è un'ingiustizia, un'incongruenza, cioè i magistrati non possono fare gioco delle persone, e questo cosa che invece non è successa nel caso di Carraro, per esempio, che è stato prosciolto fin dall'udienza preliminare, se non ricordo male. Sì, questi sono stati assolti, Carraro e Ghirelli, ma io vedi, non è che voglio dire, io non mi sono mai difeso attaccando gli altri, io ho difeso la mia persona parlando di me, rinunciando per primo alla prescrizione, andando davanti al giudice dicendo: io non ho fatto niente, mio figlio mi ha chiesto che cosa ho fatto, io non so spiegarglielo, mi dica lei, poi se me lo spiega io accetterò la sentenza, ma andrò a testa alta perché non ho fatto nulla. Quindi con queste parole io ho affrontato il giudizio, non sono state facili perché erano momenti difficili, quindi è questo che dobbiamo riassumere e portarci davanti. E qualcuno oggi, faccio il nome di Gazzoni Frascara, sta cavalcando un'accusa infondata e ha cercato dei capri espiatori, perché lui ha delle responsabilità ben precise, perché il Carpi, il Verona, non falliranno, spero che il Carpi si salvi come il Palermo, ora ho detto il Carpi che è ancora in lotta, però possiamo nominare il Verona e il Palermo che sono già retrocesse. Il Verona e il Frosinone, scusate, che sono già retrocesse, e non falliranno, ripartiranno dalla B. Questo non si può accusare le persone di un fallimento perché si è retrocessi. Si è falliti perché si è sbagliata la gestione. Poi si è retrocessi, e allora lì sì che puoi accusarli, sono stato retrocesso ingiustamente. E allora porti avanti la tua tesi, e se il tribunale ti darà ragione avrai ragione, ma non puoi dire che sei fallito perché sei retrocesso, se no ogni anno ci sarebbero 3 fallimenti a stagione. Non ha nessun senso logico. E nessuno l'ha mai detto questo, però va sottolineato, perché ci sono persone che sono fallite e vanno chiamate col proprio nome, perché io non sono fallito, io mi sono rialzato, come tutti nei momenti di difficoltà mi sono rovesciato le maniche e sono andato a fare i lavori più disparati, quindi per la mia famiglia, per i miei figli. Quindi, e questo ti fa grandemente onore, assolutamente. Quindi, assolutamente. Ecco, questo lo volevo dire, ci tenevo, e poi dire che finalmente il presidente dell'AIA oggi, Marcello Nicchi, poi lascio spazio perché sennò diventa un monologo, non ti preoccupare. No, Marcello Nicchi, finalmente ho sentito che nell'occasione dell'apertura alla stampa, questo incontro che ha avuto con i giornalisti a Roma, ha detto che insomma Calciopoli non è stato un fatto arbitrale, visto che è stato condannato solo un arbitro, e per giunta questo arbitro ha rinunciato alla prescrizione, quindi onore a questo arbitro, se la magistratura l'ha ritenuto colpevole. Apriamo una parentesi, Calciopoli è nata come Moggiopoli, suona strano che l'arbitro in questione, che menzionavo prima, è De Santis, sia stato condannato non per una partita della Juventus, ma per Lecce Parma. Questo è il paradosso di Calciopoli. Quindi, perché poi alla fine di partite, tra virgolette, taroccate, in teoria ce n'è una sola, no? Cioè, c'è questo Lecce Parma, alla fine, guardando le risultanze processuali. Ci sono i magistrati, poi è ovvio che bisogna parlare, Calciopoli è figlia della passione dei tifosi, ogni tifoso la fa propria, i tifosi dell'Inter dicono che Calciopoli, i tifosi della Juventus Farsopoli, qui chi ci ha rimesso in fondo è stata esclusivamente l'AIA, che si è vista drasticamente, poi ognuno può avere il suo arbitro preferito, qui parlano tutti di arbitri ma ci capiscono poco, ho avuto esperienza televisiva e devo dire che pochi capiscono di arbitri, e qui devo rimproverare a volte anche i tifosi juventini, perché ho sentito e letto commenti sull'arbitro di ieri, ed è stata una direzione positiva, un arbitro giovane che crescerà a rigore, c'era su Alessandro, poi ognuno può dire la sua, ma questo è un arbitro
capace, che va aiutato e deve, deve crescere. L'anno prossimo potrà far vedere il suo valore. Certo, ma Tiziano, vedi, allora, finché siamo noi, parlo di me e degli amici che insieme a me partecipano questa sera alla puntata, è ovvio che noi siamo tifosi e inevitabilmente vediamo le cose da bello, un punto di vista inevitabilmente parziale, ci mancherebbe altro. Il problema è che quando il problema nasce quando il tifoso è vestito da giornalista, è vestito da magistrato, mi verrebbe da dire, forse in qualche caso, perché purtroppo abbiamo visto anche quello. Però volevo chiederti un'altra combinazione, Manino, combinazione, no? E successo, e durante un'udienza io ho scoperto che Prato, che ha preso a cuore questa cacciopoli, si chiamava Narducci, si chiama tuttora Narducci, era tifoso del Bologna, allora dico, o comunque simpatizzante della squadra bolognese. Allora dico, ma io credo nella giustizia, però un dubbio mi viene. Se qualcuno è venuto un dubbio sulla mia buona fede, è legittimo anche che io possa avere dei dubbi se poi scopro che un magistrato certo. È simpatizzante per del colore. Spero che quell'intelligenza e l'onestà intellettuale che riconosco a un magistrato vada oltre questo. Io posso capire un giornalista che lavora per un emittente di parte, che sia Juventus Channel o Lazio Channel, Roma, Inter, Milan Channel, quelli che sono, il rischio che possa essere di parte, ma in non merito, a questo livello. In merito appunto ai giornalisti, come dici tu, ciao, buonasera, sono Davide di Vecchia Signora. Ciao Davide. In merito ai giornalisti di cui parlavi tu, io volevo sapere un po', traslando diciamo questa esperienza personale che hai avuto ai giorni d'oggi, e quando leggi giornalisti come può essere il Pistocchi di turno, no? Che è il classico giornalista che, come hai definito una volta tu, che lanciano il sasso e nascondono la mano, no? Nel senso che provano a dire provano a dire quelle mezze parole che magari, no, cercando di non avere la responsabilità massima di quello che dicono, però intanto il concetto lo fanno passare, diciamo, no? E quando dicono, per esempio, noi juventini che non possiamo più parlare, abbiamo perso per sempre la dignità dopo quello che è successo, no? Anche se una cosa non ti riguarda, ovviamente, però avendo tu vissuto quel periodo, cioè ti senti in qualche modo toccato, anche in maniera completamente indiretta, ovviamente, ma cioè, come prendi una persona che giudica i tifosi in base a quello che è successo nel 2006 e dice che non possiamo più parlare perché abbiamo perso per sempre la dignità? Credo che a livello generale i tifosi sono croce delizia del calcio, perché sono la parte migliore, molto probabilmente, e alcune volte la peggiore, quando certo. Ci sono... quando andiamo ad estremizzare o violenze allo stadio, oppure certe discussioni che mi tiro fuori dai vari social. Io sono solo su Twitter, l'ho fatto per esigenze televisive, perché mi aveva incuriosito, mi dicevano insomma che per comunicare poteva essere interessante, l'ho scoperto, mi è piaciuto, molto giornalistico, come social forse più giornalistico, e devo dire che Calciopoli, quando si menziona, è ovvio, mi tocca sempre, perché se io faccio riferimento su di me, se qualcuno ha detto che io aiutavo qualcuno a rubare, e questo non è, dico, allora se il metro di valutazione è quello mio, dico, allora è un'ingiustizia, è stata fatta. Certo. Però questo è. E il discorso che facciamo noi a parte invertite, eh? Cioè, posso inserirmi ancora su di una cosa? Prima citavi Collina quando era appunto il designatore in Italia. Allora, di Collina sappiamo, come tu ricorderai, noi juventini ovviamente non abbiamo un gran ricordo, no? Quegli 83 minuti a Perugia, Ray tra primo e secondo tempo. L'avete soprannominato Rayman. Esatto. Tra parentesi, 83 minuti tra primo e secondo tempo, tu puoi confermarmi che sono contro tutti i regolamenti. Ma allora no, però lì bisogna dire una cosa. Io, per l'amor di Dio, non sono mai tenero con Collina avvengono le collinate, ossia qualcosa sopra le righe. Però onestamente Perugia è stata una gestione borderline, è vero, però dobbiamo dire che era il pomeriggio, che era un'ultima giornata di campionato,
devo dire che non è andato contro il regolamento, come altre volte è successo. Faccio un esempio, il derby pugliese, Foggia-Bari, se non ricordo male, dove invertì i portieri, e questo non è previsto dal regolamento, dove invertì i guardaline in un'altra partita. Insomma, ci sono stati fatti dove ha gestito in maniera con la grande personalità che tutti devono riconoscere, perché è stato un grandissimo arbitro con una grandissima personalità. A mio modo di vedere non è stato l'arbitro tecnicamente più bravo, è quello a cui mi ispiravo tecnicamente, sicuramente come immagine, come personalità era un campione per quanto riguarda un arbitro, se devi vedere quali sono i tuoi esempi. In quegli anni dove io crescevo c'erano Colline e Braschi, e sì, questi due arbitri sono diversi. Io tra i due il mio preferito era Braschi, perché arbitrava molto all'inglese, quindi lasciava molto giocare. Collina rischiava meno. Se possiamo fare un parallelo, oggi abbiamo due arbitri bravissimi, Rizzoli e Orsato, e sono un po' quello che Rizzoli lo puoi avvicinare a Collina, anche se Collina è inavvicinabile, e Orsato sicuramente molto vicino a Braschi. Stavo per chiederti esattamente questo parallelo, cioè Collina Rizzoli, Orsato Braschi. Mi hai anticipato. Cioè, no. Orsato per me resta, è l'arbitro, io non ho mai invidiato, non mi sarei cambiato con nessun arbitro. Purtroppo io non ho potuto finire la mia carriera, quindi non ho avuto un'evoluzione, non finendo una carriera, è una carriera zoppa, non puoi dire bravo, meno bravo. Fanno ridere i paralleli Maradona-Pelé, hanno fatto due ere diverse, ma erano due campioni e hanno finito la loro carriera. Certo. Mio padre ha finito la sua carriera, io no, quindi non si può paragonare, a me mi puoi paragonare, che so, a Mondonico, che da giovane si è infortunato e quindi ha dovuto smettere e fare un altro lavoro, quindi io ho lasciato incompiuto l'importante è che tu non ti metta ad alzare sedie come faceva Mondonico. No, l'avrei alzata in tribunale, sinceramente l'ho citata qualche volta, mi è venuto in mente quando sentivo il non avevo dubbi dire che decontestualizzavamo, facendo sentire delle telefonate che avvenivano prima e dopo le partite, dicevano che decontestualizzavamo l'accusa. Ma se io faccio sentire le telefonate prima e dopo una partita, cosa decontestualizzo? Casomai contestualizzo. Appunto. Faccio sentire la mia versione al telefono con Pairetto dopo Bologna-Juventus e dico che a me dispiace che il Bologna abbia perso, perché aveva fatto una gran partita e forse meritava anche di vincere, per assurdo. Però il calcio è così, dico, a me dispiace, e chiudo la telefonata parlando di Moviola in campo, oltretutto eravamo avanti, perché io ho detto sì, magari abbiamo parlato di Moviola, e poi ho detto anche se avessi dato un rigore all'evento, cosa facciamo? Mi fucilavano sul campo. Quindi quella telefonata è proprio la madre di tutte le telefonate, basta sentire quella, ma non leggerla. Ascoltare le voci è fondamentale. Ascoltare i toni di voce, è vero. Dove si legge comunque un'amarezza da parte mia, perché io sono convinto tutt'oggi, io sono arrivato a quella partita, il sorteggio maledetto, forse non mi avrebbero mai messo in quella gara, perché io venivo a una partita che era Bologna-Roma, dove veramente avevo arbitrato male, un mese e mezzo prima. Lì avevo proprio arbitrato male. Avevo fatto un primo tempo buono, dove avevo sbagliato, avevo espulso per somma da munizioni Cipriani per una simulazione inesistente. Io avevo sbagliato, Cipriani era un calciatore che gli piaceva tuffarsi parecchio, però in quel caso aveva ragione lui, era calcio di rigore, io l'avevo combinato la munizione, era la seconda e l'ho espulso, quindi lì sbagliai gravemente. E da lì il secondo tempo mi disunì, perché percepì che c'era qualcosa, poi non girava più bene, non persi la concentrazione, insomma, quella fu una partita dove arbitrai male. Bologna-Juventus, io ricordo, per 85 minuti che in campo non parlò nessuno e io avevo zero ammoniti. Se quella punizione Nedved la tira fuori, o Pagliuca, anziché mettersi dietro la barriera, la para, finisce 0-0 e nessuno parla dell'arbitro. Nessuno ha niente da dire, certo. Perché ricordo gli unici due episodi di quella gara, che lo dissi in tribunale, due episodi, tutti dicevano che chiedeva rigore il Bologna, che era rigore il primo, ma in campo lo stesso Cipriani, che ci eravamo chiariti nella partita prima nel sottopasso, che gli chiesi scusa,
dicendo: guarda Cipriani, ho sbagliato, ti chiedo scusa con la Roma perché ho fatto un errore. Lui l'accettò, mi disse: no, ci mancherebbe, anzi apprezzo, mi diede la mano. In campo, sul primo episodio, lui mi disse che non era rigore dal campo. Il secondo episodio, tutti in televisione dissero che non era rigore, mentre dicevano che il primo era rigore. Quando il giocatore in campo e a fine primo tempo in un'intervista disse: non è rigore, l'ho detto io a Pieri che non è rigore perché sono caduto, quindi io alla fine le polemiche sono nate per un rigore che lo stesso giocatore del Bologna disse che non c'era. Quindi questo è il calcio. Questo ecco, è il questa calcio, è anche l'informazione probabilmente. Cioè, ma perché non parlano gli arbitri? Perché se no, se avessero parlato gli arbitri avrebbero detto: guardate che il giocatore, voi state costruendo un castello di sabbia che basta un soffio e cade giù. Ecco, e poi è un errore della Juventus che non si difende mai. Perché tu non puoi non difenderti oggi, se viene attaccato, ma la Juventus, il Milan,